tanti auguri a te, tanti auguri Beniamino, tanti auguri a te. Sono auguri pieni di entusiasmo e gratitudine quelli rivolti al vescovo Beniamino Pizziol per i suoi 75 anni dai giovani che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano a Roma organizzato dal centro vocazionale Ora Decima. Auguri come quelli che si rivolgono ad un amico o persona molto vicina in partenza. Il vescovo infatti li ha accompagnati durante tutto il loro viaggio mentre ha presentato le dimissioni al Papa per raggiunti limiti di età. E proprio questi giovani hanno saputo fotografare perfettamente la natura e lo spirito del loro vescovo con un'unica frase: è una persona dalla straordinaria capacità di coinvolgersi. Io ho sempre sentito questi anni del mio episcopato proprio quello di essere in mezzo, di coinvolgersi, di partecipare, e così ho fatto con quella bellissima esperienza con i giovani di 5 giorni a Roma, 50 giovani dai 20 ai 30 anni, dove potevo essere io a guidare, invece hanno fatto tutto loro con i loro sacerdoti, avevano fatto un programma veramente bello, efficace, spirituale. Io li ho seguiti e ho cercato di ascoltarli, di star vicino. Talmente uno di loro al punto da indossare la maglietta del gruppo anche di fronte al Papa, che ha lodato l'iniziativa e, omaggiato della stessa maglietta, non ha nascosto il piacere che avrebbe provato ad indossarla a sua volta. Non pretendiamo che la metta. È una rivoluzione. Anche in conferenza stampa il vescovo Beniamino ha definito tutte quelle occasioni che gli consentono di stare tra i fedeli, le visite pastorali in primis, ma anche i colloqui individuali senza fretta, le gioie del suo episcopato, con le varie ordinazioni e la sua messa del primo mattino, a dargli la forza di affrontare i dolori, come i rapimenti dei missionari, la pandemia, la guerra, ma anche i femminicidi. Monsignor Pizziol resterà vescovo di Vicenza fino alla formale accettazione della rinuncia da parte della Santa Sede, ma non lascerà la città, anzi, si augura di poter prestare servizio al più presto in una unità pastorale che ha già in mente. Quello che io chiamo collaboratore pastorale, in una unità pastorale, è vicino alla gente e naturalmente alle dipendenze del parroco che dà le indicazioni. Ancora una volta segno di una chiesa dal volto nuovo che sa coinvolgersi sempre e comunque.